Benvenuti in un nuovo video di Storie di Manu. Io sono Elisabetta, lui è Sebastiano e lei Ondina, la nostra cagnolina viaggiatrice. Appassionati di surf, andiamo alla ricerca di onde inesplorate. Nel 2016 acquistammo il nostro primo camper, un Leyland Sherpa del 1982. Un anno dopo decidemmo di venderlo per acquistare un Iveco Daily 35-8, viaggiando in Europa e nel Nord Africa. Nel 2020 ci avventurammo in un nuovo progetto, un Mercedes 813, nonché la nostra attuale casa su ruote. E dopo averlo riallestito, ora siamo in viaggio a tempo indeterminato verso l'Oriente. Seguiteci per esplorare il mondo insieme a noi. Oggi andremo a visitare una cittadina situata nell'Albania centro-meridionale, non lontana dai confini con Grecia e Macedonia del Nord. Stiamo parlando di Korsa, molto famosa per via della prima birreria albanese, che venne istituita proprio qui ed è ancora attiva. Siamo a Korsa. Lei è un abitante di Korsa, una randagia, Giustina, brava brava. Quindi adesso andiamo verso il centro, facciamo un giro nel centro storico. Abbiamo la nostra cicerona, che ci sta seguendo ovunque. Ondina, abbiamo deciso di lasciarla in camper perché oggi c'è un po' caldo, sta meglio in camper col ventilatore acceso. E oggi abbiamo a lei che ci sta facendo da guardia, che è troppo dolce. Un panino con la Coca-Cola, 1,50 euro. Tutto fatto in ciotoli. Una cittadina di piccole dimensioni, perfetta per i nostri gusti, poco affollata e ben curata. Sembra molto ricca comunque come città. La cattedrale qui di fronte fu costruita nel 1992 ed è una cattedrale ortodossa. Dalle sue dimensioni è considerata una delle più importanti e più grandi del sud dell'Albania. Una volta nello stesso posto c'era una cattedrale del Duomo di San Giorgio, un edificio storico il quale venne distrutto durante la dittatura comunista nel periodo dell'ateismo, dove ci furono le campagne antireligiose nel 1968. Come gran parte delle città, appena ci si guarda più da vicino, non lontano da quel centro così ben curato, ci si rende conto che la maggior parte dei suoi abitanti vive davvero con poche pretese. In Albania, inoltre, c'è un'altra popolazione molto antica, arrivata direttamente dal Rajasthan molti anni fa, e si sono insediati qui creando delle vere e proprie comunità gypsy. Infatti non c'è da stupirsi se a fianco ai macchinoni super moderni e super accessoriati ci sia un carretto trainato da asinelli o da cavalli. Rimane, sì, molto moderno. È super moderno come funziona. E dopo aver visitato la cittadina, ora andiamo alla ricerca di un nuovo posto da esplorare. Abbiamo visitato la cittadina e ci è piaciuta. Deserta. Sì, c'era pochissima gente sicuramente perché la domenica magari la gente del posto si sposta. Rispetto alle altre cittadine albanesi possiamo dire che forse era quella più moderna. Anche dal punto di vista architettonico era molto diversa rispetto alle altre cittadine che abbiamo visitato. Infatti la cittadina di Korsa viene chiamata la piccola Parigi dovuta alla presenza militare francese negli anni or sono. Concerto di qualcuno, stanno parlando al microfono, sicuramente è uno spettacolo, qualcosa domenica oggi. Lo senti? Microfono, dall'altra parte del lago, bello questo posto. Prima c'era un
po' di albanesi che stavano grigliando, facendosi il bagno. Adesso invece sono andati via tutti. Tutti, siamo rimasti solamente noi. Siamo abbastanza lontano da tutto. Quella laggiù che si vede in fondo è la Macedonia. Dietro a questa montagna, proprio in cima alla montagna, nemmeno dietro, è Grecia. È già Grecia. Scendendo dall'altra parte è la Grecia. Quindi siamo in mezzo a tre confini. Noi ancora in Albania, lì di fronte è Albania. E qua ci sono tutti i campi coltivati dove siamo passati noi, laggiù in fondo sotto la montagna, per arrivare qui quando invece c'era la strada semplicissima da questo lato. Siamo in mezzo alla campagna albanese, stiamo facendo una passeggiata, siamo arrivati ieri in questo posto, si sta bene, non si sta male. Siamo tornati in camper. Tipica mucca zebrata albanese. Non avevo mai visto una mucca zebrata. Ci stiamo sempre più avvicinando al confine macedone. Siamo rimasti 2 giorni qua in questo posto vicino al lago, molto tranquillo. Quando siamo arrivati era domenica, quindi c'era un po' di gente, un po' di ragazzi albanesi che stavano grigliando. Adesso invece ieri e oggi pochissima gente. C'è una famiglia con il furgone letteralmente dentro il lago, che ci chiediamo poi come lo faranno uscire da lì. Però non mi sembrano per niente preoccupati e noi con tutto questo scenario molto strano ci avviamo verso un altro spot sempre vicino al lago, però più a nord, verso il confine macedone. Ha visto ondine, è curiosa di ondine, sta scappando. Dimmi in inglese, sta bene. Diesel, oh. Diesel. Almost no zero. Che abbiamo fatto un po' di strada e fino ad ora ci sono sempre state dappertutto stazioni di servizio. Qua invece in questa zona non ce n'è, non siamo in riserva, però per sicurezza abbiamo detto proviamo a cercare una stazione di servizio. Abbiamo chiesto, giusto per sapere, perché comunque eravamo più tranquilli a bere gasolio, ci hanno mandato qui da questa signora che ci ha dato diesel col bidone, come avete visto, quindi niente. Stavamo facendo manovra per tornare indietro, andare in un altro parcheggio, e abbiamo sentito uno strano rumore al volante, quindi adesso siamo in mezzo a una strada. È andato in Macedonia. In Macedonia il meccanico. La cuffia, se proprio io l'avevo protetta perché era tagliata sopra. Era tagliata dall'altro per non fargli entrare polvere, l'avevo protetta mettendogli della camera d'aria attorno. Però è uscita praticamente la cuffia dalla guarnizione, quindi l'olio sta scendendo giù. Buongiorno! Ieri alla fine non abbiamo filmato il nostro arrivo in questo posto, dopo che ci siamo accorti che stava perdendo veramente tanto olio idroguida. E ci siamo parcheggiati e abbiamo cercato di trovare una soluzione, mi sono messo a guardare bene la scatola dello sterzo per capire cosa potesse essere. E informandomi, siccome noi non abbiamo mai avuto mezzi con l'idroguida, Manu è il primo, quindi non ne capisco molto di idroguida. Però informandomi un po' su vari siti ho capito che potrebbe essere il paraolio,
che è da cambiare, una semplice gomma, una guarnizione che impedisce all'olio di uscire. E poi andremo magari nella prima città in un meccanico di camion e mi faccio consigliare, vediamo un po' cosa mi dice. Che strano questo fiore. Strano davvero, eh? Un po' mi dispiace lasciarla all'Albania, si sta bene, però come tutte le cose anche questa ha un fine. Prendiamo la cittadinanza albanese. Andiamo verso nuovi orizzonti. Sta qua piccolina. Su questo. Siamo ritornati a Gorizia, abbiamo passato una notte sul lago, però abbiamo ancora questo problema dell'idroguida e abbiamo preferito risolvere questo problema qui in Albania, perché comunque abbiamo constatato che ci sono molti camion simili a Mannu e quindi una maggiore disponibilità di pezzi, e poi le persone soprattutto sono super gentili, quindi parlano anche un po' di italiano, quindi farsi capire è più semplice. Sto smontando il piantone dello sterzo che va alla scatola dello sterzo, perché è stato gentilissimo per me, ha detto che non ha tempo, quindi gli ho detto che non c'era problema, che provavo a smontarlo io se potevo mettermi qua e poi ci dà una mano a trovare il pezzo, quindi siamo a buon punto. Cosa sembra? Non sembra così tanto complicato alla fine da smontare. Bene, ora di pranzo, siamo ancora qui dal meccanico, per fortuna hanno trovato il pezzo, quindi sono riusciti a smontarlo e adesso Sebastiano si sta impegnando per rimontare il pezzo, e nel mentre sto preparando il pranzo e oggi c'è davvero caldissimo, poi appena accendo il fuoco per cucinare è incredibile, davvero aumentano tantissimo le temperature dentro il camper, però dai, siamo contentissimi perché stiamo risolvendo finalmente questo problema che ci stiamo portando avanti già da un bel po' di tempo. La guarnizione è montata, adesso rimontiamo il piantone. Aspetta che l'aiuto. Problema risolto, abbiamo pagato 30 euro per il pezzo nuovo e l'aiuto parziale da parte del meccanico. Siamo appena andati via dal meccanico e sono stati gentilissimi. Siamo all'autolavaggio per dargli una lavata a mano e qua te lo lavano a loro, non puoi lavartela tu la macchina. Stiamo verniciando Mannu di rosa. Rosa! Nuovo colore, color. Cosa stanno facendo a Mannu? Che bella soddisfazione quando toglie via lo sporco così. Dobbiamo caricare ancora l'acqua e poi fare gasolio. Però siccome qua in Albania non prendono la carta, quindi adesso dovremmo cercare un benzinaio che prenda la carta oppure andare a prelevare. Sta dando un'altra passata di rosa a Mannu. Lo facciamo a rosa? Mettiamo il sondaggio. Chi lo vuole rosa? Venire in Albania e non farsi lavare la macchina. Non potevamo non farlo prima, cioè, di andarsene. È come andare in America e non mangiarsi un hamburger. O no? Ci sono autolavaggi dappertutto. Autolavaggi e poi meccanici. Quindi secondo me se si viene in Albania con un mezzo bisogna assolutamente provare l'autolavaggio albanese. E il meccanico. Magari il meccanico no, non è un buon auspicio, però l'autolavaggio è una cosa da fare in Albania. Buongiorno a tutti, oggi è il grande giorno, oggi lasciamo l'Albania, non siamo lontani, siamo 15 km dalla frontiera macedone, adesso prepariamo tutto, lasciamo il lago, il Prespa Lake e ci dirigiamo verso la frontiera della Macedonia.